Pace del Signore, gloria a Dio, cari fratelli e care sorelle, il Signore vi benedica ancora in questo giorno, ancora in questa mattina, gloria a Dio. Voglio condividere gloria al nome del Signore con il popolo di Dio, una parola molto importante, un tema delicato, molto importante, ma è giusto che se ne parli. È giusto che alcune cose vengano comprese, vengano capite e anche vengono interpretate con la guida dello Spirito Santo, attraverso la Scrittura. Noi vogliamo solamente credere in ciò che è scritto nella Bibbia, amen. Non vogliamo dare interpretazioni umane, teologiche, o mettere una regola umana alla Santa Cena, gloria a Dio, ma vogliamo che sia lo Spirito Santo a farci comprendere chi si può accostare alla Santa Cena del Signore. Gloria al nome di Gesù Cristo. E voglio veramente che sia lo Spirito Santo a guidare questa diretta, a guidare la mia vita, che lo Spirito Santo mi unga ancora di più per poter leggere la sua parola, per poter, gloria a Dio, leggere la parola, la Bibbia. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Spirito Santo, grazie. Ti ringrazio, Spirito Santo, ancora per questa parola, per questo tema importante, delicato, che tu hai messo nel mio cuore. Alleluia. Spirito di Dio. Alleluia. Spirito Santo, fortificaci ancora in questo giorno. Rafforzaci, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Prendi il comando, prendi il controllo. Guida tu questa diretta, Spirito Santo. Guida tu questa trasmissione, Spirito Santo. Guida tu la mia lingua, Spirito Santo di Dio, Spirito di Dio. Mi metto nelle tue mani. Mi dispongo, Signore, mi arrendo a te. Alleluia, Spirito di Dio. Mi sottometto a te, Spirito di Dio. Prendi il controllo del mio corpo, della mia mente e del mio cuore. Nel nome di Gesù, ancora lavaci. Lavaci con il sangue dell'agnello, Padre della gloria. Padre Celeste, svergogna ogni dottrina di uomo, alleluia, ogni regola di uomo che non viene da te, Signore, dalla Scrittura, dalla parola. Nel nome di Gesù, prendi il controllo, Spirito Santo, in questo momento. Sgrida ogni ostacolo, ogni disturbo che il diavolo vuole mettere in questa diretta. Riprendilo, Padre, sgridalo nel nome di Gesù. Sgrida il male, sgrida le tenebre, sgrida qualsiasi disturbo, qualsiasi impedimento, qualsiasi ostacolo a questo servizio per te. Alleluia, Dio del cielo, alleluia. Grazie, nel nome di Gesù. Benedetto in eterno. Amen e amen. Voglio leggere con voi il capitolo di cui parla l'Apostolo Paolo riguardo alla Santa Cena, gloria a Dio. Prima lettera ai Corinzi, gloria a Dio. A Dio piacendo farò una prima parte in questa diretta, poi a Dio piacendo farò una seconda parte per approfondire questo tema molto importante, gloria a Dio, riguardo la Santa Cena. Prima lettera ai Corinzi, gloria a Dio, capitolo 11, voglio leggere dal verso 17. Gloria a Dio. Prima lettera ai Corinzi, gloria al Signor, alleluia. Capitolo 11, dal verso 17 in poi. Chi ha la Bibbia la può aprire insieme con me. Fratelli e sorelle, ancora Dio vi benedica, gloria a Dio, nel nome di Gesù. Potete aprire le vostre Bibbie nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, dal verso 17, che dice così.
Ora in quello che vi ordino, io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio, ma per il peggio. Prima di tutto, perché sento dire che quando vi riunite in assemblea, vi sono fra voi delle divisioni, e in parte lo credo. Verso 19. È necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra di voi, affinché siano manifestati tra voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende la propria cena, anzi tempo è una fame e l'altro è ubriaco. Ora non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzare la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò in questo? Io non vi lodo. Poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Amen, gloria a Dio. Quanti potete scrivere amen, gloria al Signore, alleluia. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Amen, gloria a Dio. Dio vi benedica, gloria al Signore. Amen, è arrivato un amen, gloria al Signore. Degli amen sinceri ci devono essere, amen, gloria a Dio, degli amen veramente che amano il Signore, alleluia. Poi dice: perciò dunque chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore, qui specifica il calice del Signore, indegnamente sarà colpevole del corpo, gloria al Signore, alleluia, e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Alleluia, Osanna, gloria al nome del Padre. Dio benedica ancora i fratelli e le sorelle che si stanno collegando. Un tema molto importante che a Dio piacendo farò la seconda parte. Un tema delicato, delicato riguardo la Santa Cena. Chi si può accostare alla Santa Cena? E con la guida del Signore vi dirò, con l'autorità dello Spirito Santo, chi si può accostare alla Santa Cena. Gloria a nome del Signore, alleluia. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono. Signore, gloria a Dio, dacci grazia, perché se esaminassimo noi stessi non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore. Ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore. Signore, correggici, farci comprendere chi veramente si può accostare alla Santa Cena. Sapete, fratelli e sorelle, oggi nelle comunità, e non lo dico per giudicare, ma perché devo dire ciò che Dio mette nel mio cuore, guai a me se non dico ciò che Dio mi mette nel cuore. Oggi nelle comunità ci sono tante regole riguardo a chi si può accostare alla Santa Cena. Allora, con la guida dello Spirito Santo voglio dire veramente chi è che si può accostare alla Santa Cena, perché purtroppo ci sono delle regole umane che umanamente possono essere regole buone, non sono male come regole che ci sono in alcune denominazioni, però non sono bibliche, non sono conformi alla scrittura,
sono regole di uomo e hanno messo anche delle regole riguardo alla Santa Cena, ma ciò non viene dalla Bibbia. Gloria a Dio, voglio ancora continuare a leggere questo capitolo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo di Dio. Gloria al Signore, Cristo vive, amen. Chi vive? Amen, Cristo, al suo nome, gloria, alleluia. Cristo viene pronto, prepariamoci per il suo ritorno, alleluia. Shama sanda kitalama, irria bassama. Pertanto, fratelli miei, riunendovi, sto leggendo il verso 33 della prima lettera ai Corinzi, del capitolo 11, del verso 33 sono arrivato. Pertanto, fratelli miei, riunendovi per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangi a casa, affinché non vi riuniate per attirarvi un giudizio. Ora, quanto alle altre cose, le sistemerò quando verrò. Amen. Ho letto, per chi si sta collegando ora, la prima lettera ai Corinzi, del capitolo 11, dal verso 17 in poi. Amen. E questo capitolo, per chi ha ascoltato, gloria a Dio, parla riguardo la Santa Cena del Signore. E ora io voglio farmi una domanda in diretta e qualcuno mi può rispondere con i commenti e poi dirò quello che lo Spirito Santo mi metterà nel cuore di dire. Fratelli e sorelle, è una domanda che faccio a voi in diretta, a tutti i fratelli e le sorelle, gli evangelisti, i missionari, i pastori, a tutto il popolo di Dio che ama veramente il Signore, che Dio conosce i cuori. La domanda è questa, come ho messo il titolo del messaggio. Fratello Bruno, fratello Francesco che è in diretta, Pablo, Gesù vive, tutti voi che siete in diretta, una domanda che vi pongo. Secondo la Bibbia, ecco, secondo voi potete dire tanti pensieri, secondo voi, ma secondo lo Spirito Santo, gloria al Signore, la domanda è questa, chi si può accostare alla Santa Cena? Se qualcuno mi può rispondere a questa domanda, e poi vi risponderò anche io, con la guida del Signore vi darò la risposta, ma prima di darvi la risposta vi faccio anche a voi la domanda. Chi si può accostare alla Santa Cena? Aspetto qualche commento, qualche risposta, gloria al nome del Signore, prima che inizio la predicazione. Se qualcuno mi può rispondere, un fratello, una sorella, un pastore, un evangelista, un missionario, chiunque ama il Signore, qualcuno che mi può rispondere, chi si può accostare alla Santa Cena nella comunità, parlo nelle assemblee, nei locali di culto, chi si può accostare alla Santa Cena? Ancora non mi è arrivato nessun commento, ma aspetterò, se non mi arriva nessuna risposta vi risponderò con la guida dello Spirito Santo, amen. Attendo ancora un altro poco che qualcuno potrà rispondere o qualcuno starà scrivendo. Chi si può accostare alla Santa Cena? Voglio una risposta dai miei fratelli, dalle mie sorelle. Gloria al Signore, gloria a Dio, vi amo nel Signore. Rispondete a questa domanda. Chi si può accostare alla Santa Cena nel locale di culto, nell'assemblea? Alleluia, Cristo vive, Cristo regna, alleluia. Gloria al suo nome, gloria, gloria al Signore. Rebe shir rebega mai sindaga mashea. Oh, la mia anima ti adora, Spirito Santo, dipendo da te. Guida, 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 guida i miei fratelli a rispondere. Scrive fratello Bruno, Dio lo benedica, questo giovane predicatore delle strade che non si vergogna del Vangelo. Giovane soldato di Cristo, gloria a Dio, Dio lo benedica. Bruno Abruzzese scrive: chi non è contaminato di peccato e chi non ha commesso degli errori. Gloria a Dio. Carmela scrive: chi ha un cuore burro, forse voleva dire chi ha un cuore buono. Fratelli e sorelle, vi voglio rispondere anche io, ho visto i commenti, è giusto, anche come scrive Bruno, certamente, chi non è contaminato di peccato, certamente un fratello che vive nel peccato, una sorella che vive nel peccato non può accostarsi alla Santa Cena. Ecco perché Paolo ci dice che ci sono poi, c'erano credenti ammalati con delle malattie, perché forse c'erano dei credenti che si accostavano alla Santa Cena vivendo nel peccato. Però fratelli, chi non vive nel peccato, un fratello che si consacra, un fratello
che ama il Signore, che ha timore del Signore, che si è battezzato in acqua, può accostarsi alla Santa Cena. Però, purtroppo, gloria a Dio, non in tutte le chiese, gloria a Dio, ma ci sono delle regole, gloria a Dio, anche in una denominazione, che dicono che per accostarsi alla Santa Cena devi far parte della loro denominazione. Cioè, faccio un esempio, se io vado a un culto, mi invitano a un culto in questa comunità o denominazione che c'è questa regola, io vado lì, io sono, faccio di me un esempio, io, fratello Raffaele, io sono battezzato in acqua, battezzato in Spirito Santo, amo il Signore, servo il Signore, e mi invitano oppure ci vado, in quel momento non mi fanno partecipare alla Santa Cena. Perché? Perché dicono: tu non fai parte di questa chiesa, non fai parte di questa denominazione. Anche se mi sono battezzato in acqua, anche se sono battezzato in Spirito Santo, anche se non sono più nella vecchia vita, nel peccato, loro non ti fanno accostare. Questo mi dovete scrivere se è biblico, se è da Dio. Perché io so che per accostarsi alla Santa Cena un fratello deve essere battezzato in acqua, non deve vivere nel peccato, come ha scritto il fratello Bruno. Però addirittura c'è una denominazione, gloria a Dio, che addirittura, anche se sei battezzato in acqua e ti consacri, non ti fanno accostare, perché dicono: non sei parte di questa denominazione, di questa comunità. Fratelli e sorelle, ciò è gradito a Dio? Perché vi faccio un esempio, fratelli e sorelle. Anche se un fratello non fa parte di quella comunità, di quella denominazione, però si è battezzato e ama il Signore, si può accostare alla Santa Cena. Poi, se c'è qualcosa nel suo cuore, o un peccato, o non vuole far parte di quella denominazione, è un problema, renderà lui di conto di se stesso a Dio, la salvezza è personale. Però tu non puoi bloccare un uomo, una sorella, dici: no, non puoi fare la Santa Cena, anche se ti sei battezzato, anche se hai una buona testimonianza, però non sei parte di questa denominazione, allora non ti puoi accostare. Ma dove è scritto nella Bibbia? Fratelli, queste cose esistono. Io ieri sono stato a un culto, fratelli, con mia moglie, con un'altra sorella. Non voglio fare il nome della denominazione, ma Dio sa di chi sto parlando, di quale denominazione. E si parlò di questa cosa, della Santa Cena, e si disse che in questa Santa Cena si poteva solo accostare chi faceva parte di quella chiesa, di quella denominazione. E quindi io non posso accostarmi, anche se sono battezzato in acqua e Spirito Santo e amo il Signore, non posso accostarmi perché non faccio parte di quella denominazione. Ma fratelli, ma stiamo scherzando? Ma dove è scritto nella Bibbia? Queste sono dottrine umane, come ha scritto il fratello Bruno, e Bruno scrive: e si devono pentire, gloria al nome del Signore che si pentano, gloria al Signore, gloria al Padre. È vero, fratelli, nessuna chiesa è perfetta, lo sappiamo. È vero che in certe denominazioni ci sono delle regole da rispettare, gloria a Dio, si devono rispettare. Se tu vuoi far parte di una comunità, tu devi astenerti, devi sottometterti al conduttore, al pastore, accettare delle regole. Però, fratelli, addirittura dire che per accostarsi alla Santa Cena devi far parte di quella denominazione. Vi faccio un esempio. Tipo, mi sono trovato, gloria a Dio, in una chiesa di rumeni, gloria a Dio, Dio li benedica, con il fratello Bruno che è in diretta, gloria al Signore, alleluia. Mi sono trovato in una chiesa, gloria a Dio, di rumeni a Milano, quando ero a Milano. Io non facevo parte di quella denominazione, di quella chiesa, però culto che mi portò il fratello Bruno con mia moglie, mi fece accostare la Santa Cena, perché, gloria a Dio, io sono battezzato in acqua, grazie a Dio anche Spirito Santo, amo il Signore, mi fecero ad accostare. Però ci sono altre chiese, altre denominazioni che non ti fanno accostare alla Santa Cena se non sei parte della loro denominazione.
Fratelli, questo è vergognoso. Gloria a nome. Sì, dobbiamo portare una buona testimonianza, certo, ma se quel fratello non sta a posto davanti a Dio, e lui renderà conto al Signore. La salvezza è personale, ma tu non puoi bloccare a un fratello o una sorella che è battezzato in acqua, che ama il Signore, che si santifica, e non puoi dirgli no, non ti puoi accostare solo perché non fai parte della nostra denominazione, della nostra chiesa. Ciò è antibiblico e ve lo dimostro con la Bibbia in mano. Dio mio, aiutaci a comprendere. Ieri mi sono trovato a un culto che si parlava di ciò, della Santa Cena, e si parlò che in questa Santa Cena che si farà tra pochi giorni si poteva accostare solamente chi faceva parte della comunità, della denominazione. Quindi, in poche parole, anche chi è battezzato in acqua, chi ha una buona testimonianza, non si può accostare perché non fa parte di quella denominazione. Fratelli, ma ciò non è da Dio. Gloria a Dio, Dio benedica la sorella Michela che scrive questo commento. Fratelli, mi dovete rispondere perché io accetto la correzione. Rispondetevi, pastori, ministri, evangelisti, chiunque tu sei che ami il Signore, rispondimi anche in diretta. È buono o è biblico che un fratello o una sorella si trovi in una santa cena, in una comunità, si trova per caso oppure viene invitato, si trova lì e il pastore non fa accostare a quel fratello, anche se è battezzato in acqua, anche se vive in santità, ma non lo fa accostare perché dice tu non sei parte di questa denominazione. Ciò è biblico? No, ciò è peccato. È una regola d'uomo. Nel nome del Signore, Padre della gloria, abbi pietà di queste regole umane. Gloria a Dio, quando ero con il fratello Bruno, che ero a Milano un periodo, sono stato 3 mesi con la mia famiglia, mi trovai in una chiesa rumena, dei rumeni. Addirittura dopo la Santa Cena si lavavano i piedi gli uni gli altri. Che bella cosa, fratelli. Dove si vedono più queste cose? Si lavavano i piedi tra fratelli, tra sorelle. Ed è biblico, fratelli. Gesù disse lavatevi i piedi gli uni gli altri. Sì, si interpreta spiritualmente, ma anche umanamente. Gesù vuole anche questo. Per umiliarci, lavarci i piedi gli uni gli altri. In quella chiesa dei rumeni, dopo la Santa Cena si lavavano anche i piedi fra fratelli. Sorelle, gloria a Dio, meraviglioso, gloria al Padre. E mi trovai anche in un'altra chiesa italiana che fu invitata, che fu invitato, scusate, che si celebrava la Santa Cena. Il pastore disse: alla Santa Cena si può accostare chi è battezzato, gloria a Dio. Non disse: alla Santa Cena si può accostare chi fa parte di questa denominazione. Allora, gloria a Dio, io e mia moglie ci accostammo anche se non facevamo parte di quella denominazione, però siccome ci trovavamo lì invitati e io e mia moglie siamo battezzati in acqua, allora ci accostammo alla Santa Cena. Però il pastore non disse chi si può accostare alla Santa Cena chi fa parte di questa denominazione. Disse chi si è battezzato, allora io e mia moglie ci accostiamo avanti. Però ci sono altre denominazioni che dicono per accostarsi alla Santa Cena, a parte il battesimo, la buona testimonianza, devi far parte della denominazione, della loro denominazione. E ciò non è da Dio, ciò è antibiblico, ciò è peccato davanti agli occhi del Signore. Siamo tutti fratelli e sorelle che ha accettato Gesù? Chi veramente ama il Signore, siamo fratelli e sorelle? Allora perché ancora ci sono delle regole di uomini? Gloria a Dio, fratelli, io poi voglio approfondire questo tema. A Dio piacendo, se Dio mi darà forza, mi darà la grazia e l'unzione, vorrei fare una seconda parte di questo tema. Chi si può accostare alla Santa Cena? Perché veramente è un tema delicato, un tema molto importante. Gloria al nome del Signore. Fratello o sorella, voglio incoraggiarti. Forse ti hanno impedito di farti la Santa Cena perché non fai parte di quella comunità, di quella denominazione. Non ti preoccupare, tranquillo, Dio ti farà trovare una comunità che ti faranno partecipare alla Santa Cena anche se non sei parte della denominazione loro. Ma l'importante è che ti santifichi, ti consacri, ti
ti astieni dal peccato, vivi una vita retta davanti a Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. Gloria al Cristo. Amen. Gloria allo Spirito Santo di Dio per questa parola. Per chi si è collegato ora, ho letto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, dal verso 17 in poi, di cui Paolo parla della Santa Cena. Ma Paolo non disse: si deve accostare alla Santa Cena chi fa parte di una denominazione. Paolo non disse queste cose, l'Apostolo Paolo. Bisogna accostarsi veramente chi vive una vita in comunione con lo Spirito Santo, una vita di santità, ma non chi fa parte di una denominazione. Tu direi: perché fratello Raffaele dice queste cose? Perché, gloria a Dio, li ho viste queste cose con i miei occhi. E questo non è da Dio. Queste regole umane si devono veramente cambiare, queste regole di uomini. Gloria al nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a Dio piacendo, con l'aiuto del Signore, farò una seconda parte, se Dio mi guiderà questa sera, a Dio piacendo domani, voglio fare con l'aiuto del Signore, col suo permesso, con il permesso del Signore, con il permesso e l'autorizzazione dello Spirito Santo, voglio fare la seconda parte di questo tema importante e delicato: chi si può accostare alla Santa Cena o alla Santa Cena del Signore Gesù Cristo, che morì per noi sulla croce, che versò il sangue per noi sulla croce, alleluia, e il terzo giorno è risuscitato dai morti. Amen. Gloria a Dio. Dio vi benedica, vi saluto nella pace del Signore, nel nome del Signore Gesù, che è benedetto in eterno, nei secoli dei secoli. Amen e amen. Gloria a Dio.